cioè, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cioè non si può andare noi occidentali a dire Ma guarda, certo. si fa così, cioè te a loro devi portare cultura, istruzione, in modo che loro crescono piano piano, però te lo fai con tanta passione, quando poi vieni in Italia, chiedi conto e scopri tutte queste cose, fa male, No, ma perché poi fa 40 male. anni fa Pertini chiedeva dove erano finiti i soldi del Belice, diciamo, per cui abbiamo una lunga tradizione in questo senso. La questione del portare il colletto che lei porta in una zona del mondo dove l'essere cristiano non è pacifico, che Però ho visto che c'è un bel clima di distensione, sarà anche l'effetto di Papa Francesco sicuramente con i messaggi che arrivano anche laggiù in Sud Sudan, perché mi sembra al trattato di pace c'erano anche i protestanti, il vescovo protestante insieme al Sì. vescovo di Borgo, quindi c'è un buon lavoro di squadra perché capiscono che il bene fondamentale è la pace, se non c'è la pace non c'è possibilità per il sviluppo di nessuna religione. E mi sembrava anche un buon rapporto con gli animisti, che c'è un po' di tutto laggiù nel Sud Sudan. Però l'altra cosa anche interessante è che nel movimento c'è l'apertura a tutti, c'è islamici, c'è il posto per tutti, anzi è un momento di aggregazione anche di preghiera insieme con le varie anime che ci sono presenti. E ho trovato una buona disponibilità qui in Sud Sudan come anche in altre nazioni dove siamo, dove veramente è apprezzato per questa apertura, no? Che è al villaggio globale, dove rispetto per ognuno, per la sua fede, per il suo modo di rapportarsi al divino. Rimane vivace l'intuizione di Giovanni XXIII nella Pacem in Terris, non a caso scritta pochi mesi dopo la crisi dei missili a Cuba, si rivolgeva a tutti gli uomini di Tutti gli buona uomini, buona volontà, volontà, sì, naturalmente, animisti o sicuramente. islamici E o l'uomo al cristiani. primo posto, È la cosa importante. sbagliamo. Nuria, ci racconti della firma del trattato, che ci sembra una cosa molto, molto importante. È stato un momento molto bello anche da vivere quasi in presa diretta, perché poi lo abbiamo raccontato davvero appena tornati, appena in grado anche di poter fisicamente, ecco, montare e mettere in onda il servizio. Lo abbiamo vissuto in prima persona, devo dire, pur conoscendo l'Africa, non mi era mai capitato di vivere un momento storico e politico così importante, almeno per quella zona del paese, perché poi l'auspicio è che dallo Stato dell'Equatorio occidentale si possa giungere, insomma, alla firma di un trattato di pace anche in altre zone del paese. Penso allo Stato di Unity, che vive, insomma, una situazione piuttosto difficile. Voglio però ricollegarmi un attimo al discorso che faceva adesso Don Donato Agostinelli, che è quello del villaggio globale, che un po' è emerso anche durante la nostra chiacchierata. Ecco, il senso dei nostri viaggi in Africa, a Bruxelles, piuttosto che in Sicilia, sulla rotta dei migranti, è proprio questo, è quello di raccontare un mondo che è sempre più connesso e interconnesso, perché qualche giorno fa è arrivato l'appello dell'assessore regionale Vittorio Bugli perché non ci sono spazi sufficienti nella regione toscana e siamo all'inizio della primavera per garantire il modello in questa regione dell'accoglienza diffusa. Ecco, chi fugge da guerra e fame fugge dai paesi dove noi siamo andati, fugge dal Mali, fugge dal Burkina Faso, fugge dal Sudan, fugge dal Sud Sudan, perché molto spesso non c'è e non ci sono altre opportunità di vita se non la fuga. Quindi questo è un po' il senso dell'investimento anche di RTV38 in questo tipo di racconti che guardano al di là dei confini toscani, ma che sono confini ben più vicini di quelli che poi immaginiamo. Provano a rispondere ad una domanda importante, ma da dove arrivano queste storie che sembrano arrivare dal nulla? Il profugo nasce profugo, no? È un essere umano che ha una storia, una provenienza, un lavoro, ha una famiglia, ha un contesto, diciamo. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, e questo racconto che abbiamo visto ci aiuta a non dimenticarlo. Però Don Donato, secondo me, quante volte vi viene da pensare, ma com'è difficile questa pace? È vero, eh? Anche in tutte le nazioni che visitiamo, con piccoli sforzi che facciamo, qualche volta dire ma sarebbe meglio quasi quasi non farne di nulla, ma non si può stare Non con si le mani, può. ma non si può, non si può.
anche perché credo che deve essere un impegno di tutti, proprio di sentire che c'è, cioè, quello della partella è un mio fratello che ha bisogno di aiuto. E il nostro intento dello Shalom, come della Toscana, aiutiamoli là dove sono, diamogli il modo di vivere tranquillamente nella loro terra, di poter stare là dove sono nati, perché sarà il posto migliore dove possono vivere e crescere per loro, per lo sviluppo loro e delle loro famiglie. E comunque con questo Papa l'ispirazione è... E secondo me più intensa, cioè più sentire intensa, il Papa dire travolgente. I profughi sono un grande dono, non sono un problema, vuol dire che il Papa ci sta dicendo queste cose sono quelle che vi servono per diventare delle persone migliori, coglietela questa occasione, no? Sì, sicuramente. Che è quello che provate a fare anche voi col vostro lavoro. Non è molto ascoltato, no. Ma e Donati un po' non contenti. Prego, volevi aggiungere qualcosa su questo? Che il nostro intento è poi questo, è di far capire anche là dove siamo, Enafia, che anche loro hanno un compito grande nell'apertura, certo, certo. Nelle varie etnie che hanno, nelle varie rapporti con gli altri clan, in modo da creare veramente un villaggio globale che parta da noi e che raggiunge loro e che si sviluppa a livello mondiale. Professor Tamburini, abbiamo più volte citato la Cina in Africa, la Cina in questa zona dell'Africa, ma al di là del tema delle armi, che genere di influenza? La Cina sta acquistando terra probabilmente. Dunque, la Cina ha un disperato bisogno di risorse naturali, perché la macchina industriale cinese deve andare avanti. E ha bisogno di essere un'utilità in maniera spaventosa. Le risorse continentali cinesi non le sono sufficienti, quindi i grandi supermarket di carbone, petrolio e altri metalli pregiati, penso alla telefonia, penso al coltan per esempio, probabilmente ognuno di noi ha un telefonino, funziona col coltan, che si trova che è un appunto, metallo siamo in Africa. Sì, è radioattivo che si trova in Congo in modo particolare. La columbite tantalite coltan, oggetto di sfruttamento del lavoro minorile, come la maggior parte delle persone che si occupano di Africa e di economia sanno. Però facciamo finta di non saperlo, perché non dobbiamo avere un'altra trasmissione, i nostri telefonini. Sarebbe veramente oggetto di una trasmissione a sé stante. Però quindi la Cina compra, giusto come dice lei, non solo terre, ma compra anche governi stessi. Perché? Perché la Cina, qual è il vantaggio? Che la Cina paga pochissime royalties agli sì. stati che sono oggetto, che sono proprietari del petrolio, penso al petrolio sudanese, ma anche a quello angolano o a quello nigeriano. E quindi sta spodestando a poco le multinazionali occidentali, che invece pagavano poche royalties e non garantivano un'immunità diplomatica a questi stati. In che senso? Che se ne parlava prima tra di noi a microfoni spenti, se in Consiglio di Sicurezza domani, per esempio, c'è una mozione per porre l'embargo sul Sudan, la Cina voterà in senso contrario. È il voto della Cina è vincolante, perché come sappiamo in Consiglio di Sicurezza i cinque grandi ha il diritto di veto. Quindi compra letteralmente la pace internazionale dello Stato dove ho. E questo che conseguenze ha? Ha delle conseguenze disastrose dal punto di vista anche economico, perché spesso queste nazioni ospitano, coltivano nel proprio seno un serpente, perché la maggior parte degli investimenti non hanno ricadute sul territorio, ma vengono direttamente poi riportate in Cina. Faccio un esempio: se la Cina impianta una fabbrica in Angola, raramente provvederà all'istruzione dei quadri dirigenti o delle stesse manovalanze, ma le importa dalla Cina. Non solo, opera anche degli squilibri che sembrano stupidi per noi, ma sono letali per le popolazioni africane. Mi viene in mente un esempio particolare che faccio sempre io quando posso agli studenti. L'invasione delle calzature di plastica
made in China, fatte nel Corno d'Africa. Ha distrutto la produzione di sandali di cuoio fatti dagli artigiani, che è stata una qualcosa di incredibile dal punto di vista della microeconomia locale. Questo è successo anche in Senegal. Questo è successo anche in Senegal. In Senegal siamo andati recentemente e lì, cioè, i cinesi fanno strade, teatri e tutto, però lì il fenomeno non è solo quello delle materie prime, e consumano prodotti cinesi in Senegal, perché i pomodori costano meno quegli cinesi e hanno smesso di produrli in Senegal. Anche l'aglio è arrivato. L'aglio. E quindi invadono i mercati anche come mercati agroalimentari. Raccontate storie stupefacenti. Ma non solo, per esempio in Angola stanno ricostruendo la ferrovia del Benguela, a sud di Luanda, la capitale, e impiegano i condannati ai lavori forzati in Cina. Sì. Per cui arrivano i condannati che lavorano coi ferri alle caviglie, no? E perché hanno uno sconto di pena in Cina, quindi forse, perché questo dicono per giustificare, non è certo. No, mi viene in mente a questo proposito che uno potrebbe pensare che l'economia capitalista, socialista abbia fatto questo. Invece no, perché già dai tempi di Mao questo avveniva, perché la prima grande ferrovia in Africa, la Tazara, è stata fatta proprio con i prigionieri politici cinesi negli anni 60. Quindi siamo in chiusura. Don Donato, salutiamoci con una segnalazione che ci fa piacere. Faccio un po' di pubblicità se è possibile. Prego, prego. Intanto questo bellissimo volume che è stato realizzato sull'Uganda col microcredito, dove spiega dove vanno a finire questi soldi del microcredito e ritornano tutti al 100%. Cooperative di donne che lavorano in progetti bellissimi. Un libro sull'Uganda molto bello, dove si può trovare? È nella sede Shalom, l'indirizzo del movimento Shalom, trovate, potete fare la domanda. E poi, poi c'è una partita. Un invito, poi 5 per 1000, lo sapete che è il momento, il modo per aiutarci concretamente, 5 per 1000. Poi sabato prossimo alla partita del cuore allo Stadio Castellani di Empoli, dove mi sembra, questo qui è l'Empovaldo, intitolato Lo scherzo, dice che io sarò presente alla partita, ma forse anche Papa Francesco, non so se è uno scherzo. grazie per essere stati con noi, grazie di nuovo a Cristian Connelli e a Nuria Bruzzi per questo straordinario documentario. Molto bello reportare, davvero, molto bello, davvero, sulla Toscana in Sud Peccato Sudan. Posso dire che la televisione non ci fa sentire gli odori, ma questo non è colpa avremmo sentito della vostra tanti, però c'è rimasto nel naso. Grazie. Qualche volta è meglio non sentirgli gli odori. Sì, lo so. Grazie, non è colpa di RTV 38 con noi, grazie.